Ciao a tutti ragazzi, sono Cesenato81, benvenuti alla guida di Pokémon Sun Silver. Bene, e questa qui è la seconda parte. Iniziamo subito, dirigiamoci verso il percorso 29, dove incontreremo Cetra col suo Meryl, che ci mostrerà come catturare un Pokémon selvatico. Questa parte sarà in velocità doppia, perché è una parte molto noiosa, dato che dovremo battere qualche allenatore. E saranno appunto i nostri primi allenatori. E dopo aver battuto questi allenatori, giungeremo a una nuova città dove andremo a catturare un Marip e un Bellsprout. Quindi non è che faremo un granché in questa parte, però cattureremo due Pokémon che formeranno la nostra squadra. Cioè, Bellsprout forse più avanti lo sostituirò con un altro Pokémon, però per ora lo terrò, mi sa. Comunque, andiamo avanti per il percorso 29. Qua ho avuto culo che non mi è capitato nessun Pokémon. Qui saliamo al percorso 30. Però ecco qua, mi capita un Pokémon. PJ. Adesso fuggo. Però mi sono accorto che ho sin da qui soltanto con 81 PS e me lo voglio andare a ricaricare il centro Pokémon. Scusate per questa perdita di tempo. Però comunque se mi trovo. Se me ne cavano. Se mi cavano molti PS e i Pokémon degli allenatori userò una pozione. Ecco qua, adesso invece mi è capitato un Pokémon in questa zona. PJ livello 2 al 3, cioè saliamo ancora. Qua, ecco qua che ci capita un altro Pokémon, ovviamente sempre pieno. Saliamo ancora, ecco qua il primo allenatore che avrà un Rattata maschio a livello 4. Gennaro Bullo, ecco qua, come vedete un Rattata a livello 4. Continuiamo a usare azione, dato che è l'unica mossa che abbiamo che toglie. Lui usa attacco rapido e ci fa un brutto colpo. Bene, quindi userò una pozione. Anche se potevo provare a continuare così, però dai, non voglio rischiare. Comunque qua ci chiede il numero di telefono, io adesso glielo do. Ecco, adesso do la pozione a Cyndaquil. Ecco qua, fatto, usciamo e qua ci sarà il secondo allenatore. Sconfiggiamo anche questo. PJ livello 2 sarà molto facile, dato che non ci caverà niente, soltanto un PS. E poi Rattata al livello 4. Bene, continuiamo ancora con l'azione. E Rattata va KO con due colpi. Ok, scendo qui a livello 8, continuiamo. Qui questo allenatore qua lo potete anche evitare se gli passate da dietro. Io l'ho voluto sfidare perché così alleniamo un po' di più Cyndaquil. Anche se ha un Caterpie livello 3, non so quanti punti di esperienza possiamo prendere da un certo Pokémon, però vabbè. Lo sconfiggiamo, ecco qua. 33 punti di esperienza che comunque servono per salire di livello. Beh, pensavo di meno. Comunque un altro Caterpie. Sconfiggiamo anche questo. Con due colpi dovrebbe andare KO. Qui lui ci diminuisce la difesa. E la velocità, scusate. Però noi lo uccidiamo. Ecco qua, saliamo ancora. Qui è chiuso. Perché ci vuole taglio. Qua mi appare un Kakuna. Che non voglio catturare. E saliamo ancora. Qua troviamo una Pokéball con pozione. E qua sotto c'era questo pigliamosche. Che anche questo qui lo potete evitare. Se saltate e gli passate da dietro dall'erba, lo potete evitare. Però io l'ho voluto battere. Anche se sarà molto noioso, soprattutto questa sfida qui. Perché lui avrà 4 Pokémon, 3 Caterpie e un Weedle. Quindi è un po' noioso, dai. Comunque, qua lui ci continua a ridurre la velocità, ma noi lo uccidiamo. Comunque nella prossima parte andremo a battere la torre Bellsprout.
dove otterremo l'MT Flash. È ancora qua con mille bave. Azione e lui va capo. Non parlo molto in questa sfida perché non c'è niente da dire. Dato che è molto noiosa. Oh, finalmente è finito questo allenatore. Fab piglia mosche. E lì ci sarà una ball che conterrà non so che cosa. Andiamo a vedere. Ah, una Pokéball. Bene. Abbiamo preso una Pokéball. Andiamo avanti. Qui ho trovato un Weedle. Scappiamo. Ok. Qui arriverà Cetra, che dirà che siamo stati più veloci di lei. Beh, d'altronde non si poteva pretendere qualcosa di diverso. Comunque ci regalerà il registro dati, dove verranno salvate tutte le lotte. Qui mi vado a curare i Pokémon. O meglio, il Pokémon, dato che ho soltanto fin da qui. E in questa casa qui, se noi catturiamo un Bellsprout, lo possiamo scambiare con un Onix. Come vedete, parlando con uno di questi due signori, penso, ci daranno appunto l'Onix in cambio di un Bellsprout. Qui vedete la palestra. E qui ci sarà una Gicocca gialla. E qua c'è la torre Bellsprout, lì su quel ponte, qui ho Torre Bellsprout e andiamo a catturare Marip in quest'erba qua. Bellsprout, qui fuggo. Avevo detto che lo dovevo catturare e comunque sono fuggito perché prima voglio catturare questo Marip. Ecco qua, la solita fortuna ci paralizza. Lui si è ruggito, ci diminuisce l'attacco. Infatti, come vedete, non gli caviamo quasi niente. Non che lui ci cava tanto di più, però. Comunque, qui adesso provo a lanciargli una ball. Tento di catturarlo, vediamo. 1, 2, 3. Ok, fatto. Perfetto. Abbiamo preso Marip. Non gli do nessun soprannome. Violapoli, si chiama la città. Vado a curare i Pokémon. Ecco fatto. E adesso andiamo da questa parte. Vi faccio vedere tanto che qui ci sono le rovine alfa, che per adesso non ci interessano, però più avanti ci verremo. E qua c'è questo signore che, se ci parliamo, ci darà l'MN06, che è Spaccaroccia. Che però ancora non possiamo utilizzare poiché dobbiamo battere la prima palestra, che è quella di Violapoli. Quella che abbiamo visto prima. Adesso, dato che la parte sta per finire, non facciamo in tempo a battere la torre Bellsprout. E quindi vado a catturare un Bellsprout, che prima non l'ho catturato. Infatti, in effetti, potevo catturarlo prima. Comunque, lo catturiamo adesso. Qua mi capitano i Weedle. Ovviamente, quando devi cercare un Pokémon, lui non ti viene mai. E invece, quando non lo devi cercare, lui ti viene. Comunque, qua l'ho trovato. Ecco, usiamo subito azione. Vediamo che gli cava metà vita. E adesso provo a catturarlo così. Vediamo se ce la faccio. No, ecco, è uscito dalla ball. Provo a lanciare un'altra. Vediamo. E stavolta ce l'ho fatta. Bene, bene, bene. Stavolta ce l'ho fatta. Preso il Bellsprout.
mi vado a curare i Pokémon. Comunque, questa parte è finita. Ciao a tutti ragazzi da Cesenate81. Ciao ciao!